Ciao a tutti! Oggi preparo il pane comodo. Quindi qui ho la bilancia, il mio recipiente. Quindi qui vado a pesare. Allora, qui innanzitutto ho preparato 300 ml di acqua con 12 g di lievito di birra e un cucchiaino di zucchero. Qui mi vado a pesare, accendiamo la bilancia. 200 g di farina 00, 200 g, e 200 g di farina di semola rimacinata. Quindi totale 400 grammi. Ok, farina pesata, la mischiamo un po'. È un pane senza impasto, cioè siete veloce. Più ore di lievitazione però. Quindi qui vado ad aggiungere man mano l'acqua che ho mischiato il lievito. Adesso vado ad aggiungere 5 grammi di sale. Ok, perfetto. E vado ancora, ecco, vedete, ad impastare con la spatola con un cucchiaio. Adesso che tutti gli ingredienti si amalgamano, ecco qui, io l'impasto lo faccio riposare una mezz'oretta, 20 minuti, e poi vado a fare le pieghe sempre con la scatola. Lo copro. Questo lo copro e vado a fare le pieghe. Trascorsi circa 20 minuti, 25, riprendiamo il nostro impasto e facciamo le pieghe così, eh. Prendiamo da una parte e pieghiamo all'altra. Sempre mio figlio. Questo lavoro qui delle pieghe lo facciamo 3 volte, quindi questa è la prima volta. Adesso aspettiamo altri 25 minuti, 30, che sono di più, meglio, più sta meglio è. E facciamo questo lavoro qui. Lo copriamo di nuovo. A dopo. Rieccomi, passata un'altra mezz'oretta, rifacciamo le pieghe come prima, sempre. Ecco qui. Ok, quindi questa è la terza volta. Io adesso lo metto a lievitare un paio di ore, tre, fino al raddoppio. E poi vediamo l'altro procedimento. A dopo. Allora, dopo aver fatto riposare il nostro impasto, lievitare, mettiamo un po' di farina sul piano da lavoro. Versiamo il nostro impasto. È un po' appiccicoso, è normale. Ok, iniziamo a stenderlo con le
Una volta steso, facciamo una piega così, poi dall'altra parte così, non so se vedete, ecco, poi così, così, ecco, e cerchiamo di stenderlo nuovamente, come prima. Una volta steso, facciamo lo stesso procedimento, prendiamo così, prendiamo dall'altra parte, ok, così e così, vedete? E così abbiamo formato il nostro panetto, che adesso lo andiamo a mettere, prendiamo un canovaccio pulito, lo mettiamo così. Una ciotola, mettiamo tanta farina per fare in modo che non si attacchi. E andiamo ad inserire il nostro panetto. Lo copriamo con la farina. Ok, lo andiamo a coprire. Vedete? Eccolo qui. Lo andiamo a coprire e lo facciamo lievitare fino al raddoppio. Ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua, il pane è lievitato. Io ho preparato questa pentola. Adesso sto facendo riscaldare il forno. La metto nel forno, la faccio riscaldare bene bene e poi vado a buttarci dentro il pane. Vediamo, vi faccio vedere. Ecco qui. Allora, ho riscaldato la pentola e adesso ci vado a mettere un pochino di farina sotto. Ecco qui. Così non si attacca il pane. E andiamo a versare, attenzione che non vi bruciate, andiamo a versare il pane, se ce la faccio. Con delicatezza. Ok, un altro poco di farina. Ok, a posto. Ecco qui. Vado ad infornarlo a 230 gradi per 30 minuti. Poi lo controlliamo. Ah, bisogna coprirlo. Io sto usando questa teglia da forno perché non ho il coperchio adatto per il forno. Quindi metto questo per coprirlo e niente, lo vado ad infornare. A dopo. Eccolo qui, appena sfornato, bollente. Vedete com'è croccante? Lo mangeremo insieme alle cipolle, i peperoni, i friggitelli, la mortazza. E la provola e un bicchiere di vino. Alla prossima ricetta. Ciao dalla cucina di Stefi. Sono affidato a lei e le ho detto: senti, mi sembra.